Leon Radoshevic, loro a saltare, li vedete al centro del cerchio di metà campo. Mike Dome a prendere il primo possesso, ha vinto in quel di Varese con una bomba di Kyle Wims. Nel frattempo l'appoggio al ferro è sbagliato da Pengos, quello al tabellone di Poitre. Classica situazione di pick and roll centrale, glielo vuole negare Dau. Allora Pengos attacca, alza la parabola, è corto, prende il rimbalzo e ancora Poitres, questa volta con il punto esclamativo. Va a servire Pengos direttamente da terra. Melli subito, tanta iniziativa per Niccolò Melli. Pengos attacca proprio Baldasso, poi tiene ancora il palleggio aperto. Melli, una ricezione un po' complicata contro Zerini, questa volta lavora molto bene il giocatore nativo di Castel Fiorentino. Il rimbalzo di Candy che va a tutto campo, 5 secondi, poi il pallone per Baldasso contro Ricci, il tiro da tre punti frontale, esplode il Palaferraris, arriva la tripla a meno 3, 19-22, eccola qui con il crossover che lascia il rimbalzo di Hall che va a servire subito Flaccadori in ritmo, palleggio, arresto e tiro per l'ex giocatore di Trento. Flaccadori riapre per Hall, palla dentro per Melli che questa volta sbaglia il suo primo tiro da due, va a prendersi il rimbalzo, si alza Flaccadori da tre punti. La formazione milanese. Nel frattempo il pallone in qualche modo salvato da Bassan, Wims fino in fondo appoggia la tabella a realizzare, prova a rimanere attaccata alla partita. Dau prova ad andare a tutto campo contro Tonut, Milano al bonus esaurito, deve stare attenta alla penetrazione di Chris Dau nell'angolo per Kyle Wims da tre punti, a segno vale due. Lo andiamo a rivedere, lo scarico di Dau arriva perfetto nell'angolo Wims, addirittura cadendo la parabola, il tiro è completamente fuori misura. Tre tiri da tre punti e zero canestri per Shields, vola Mike Dome alla squadra bianconera. Obasan contro le lunghe leve di Kamagate, sbaglia Maradoshevic, prende il rimbalzo, di nuovo Wims da tre punti, zero tiri da due e solo tre tiri, tutti sbagliati da tre punti. Tonut attacca il fondo, trova l'equilibrio contro Bassan, a parte gli arbitri. Questa invece è la penetrazione di Tonut, deve mettersi in proprio Shields da tre punti, cortissimo ancora il tiro di Shields che non riesce a sbloccarsi. Obasan fino in fondo ad appoggiare. Baldasso contro Flaccadori, è entrato anche Giordano Bortolani per l'Olimpia, ha allungato le rotazioni anche Messina che ha quattro italiani in campo, arriva il canestro e fallo. Milano riparte con Flaccadori, Hall, Ricci che perde un pallone bruttissimo e va a schiacciare in modo imperioso, e questo ovviamente stando molti meno extra possessi. Sbagliato al tiro Tortona, quindi nuova occasione per Milano per provare a rimettere la testa avanti, lo fa con la schiacciata di Niccolò Melli. Ancora Baldasso con spazio frontale da tre, la seconda tripla di fila. Adesso però la palla è per Baldasso che ha realizzato due triple di fila. Dome nell'angolo da tre, il ferro lo aiuta a segnare la terza tripla, che prova ad andare in transizione veloce contro Radoshevic, lo lascia sul posto, poi la palla per Tonut, non si fida il canadese. Milano si appoggia a Poitres, 4-0 l'Olimpia. Shevon Shields contro Wims, poi Milano regala il pallone a Tortona, bravissimo Baldasso a recuperare, poi il contropiede di Kyle Wims, bravissimo Baldasso a crederci e poi a fare l'assist per Wims. Si alza Pengos da tre fuori misura, poi Tres a rimbalzo a schiacciare ancora una volta. Obasan per Tortona, c'è spazio, attacca Hall, lo stoppa Poitres, il rimbalzo poi di Hall che controlla con 27 secondi e 6 decimi. Palaferraris per Tortona, Milano però cancella il suo mal di trasferta con l'8-0 finale, vince